assumono un significato ancora più solenne le parole pronunciate con grande coraggio e straordinaria lucidità del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, intervenuto in occasione della presentazione del quaderno dedicato alle colonne in marmo di Aquitania che decorano il Nartece della Basilica di San Marco e ne raccontano il restauro a cura della Procuratoria di San Marco. Nel monito del patriarca c'è un richiamo esplicito al Mose e alle polemiche di questi giorni. Rinnovo, e lo faccio sotto forma di un augurio natalizio, l'invito a chi è chiamato a prendere decisioni risolutive, ad esprimere pareri vincolanti di valenza pubblica a tutela della nostra città, si decida con saggezza, si decida con equilibrio, si decida, perché non possiamo continuare ad assistere impotenti a questo spettacolo desolante. A Natale la messa di mezzanotte della vigilia sarà anticipata alle ore 19:30. Il giorno di Natale, invece, il patriarca presiederà alle 10 la celebrazione che Antenna 3 trasmetterà in diretta. Infine ha confidato: ormai da parecchi mesi porto in me due pensieri. Il primo è la constatazione quotidiana che la città, nella sua straordinaria bellezza, appare un deserto. Una città spopolata, una città priva della presenza di turisti, di visitatori che fino a un anno fa erano in numero eccessivo, costituivano un problema. Adesso la loro totale assenza costituisce un altro grave problema.